Addio Picasso, benvenuta a Space Tourer. Il nome che dal 1999 ha accompagnato tutti i modelli monovolume della casa francese va in soffitta, in favore proprio del debuttante Space Tourer. La prima vettura a godersi il nuovo nome sulla carta d'identità è la C4, che però nei contenuti resta fedele al modello che già conoscevamo. Le carte vincenti si confermano quindi l'abitabilità e la capacità di carico. Il volume del vano posteriore offre 645 litri, che possono diventare 704 facendo scorrere in avanti i sedili della seconda fila posteriore. A muovere il monovolume del Double Chevron ci pensa un plotone di nuovi motori omologati per la normativa antinquinamento Euro 6.2, evoluzione della vecchia Euro 6, e quindi ancora più severa. Tra i meriti che incidono nell'abbassamento dei consumi e di conseguenza delle emissioni c'è sicuramente il nuovo cambio automatico EAT8, che fin dal debutto della nuova C4 Space Tourer vedremo abbinato alla sola motorizzazione diesel Blue HDI da 160 cavalli. Proprio in virtù di questo cambio, i consumi scendono di addirittura il 7% rispetto alla precedente generazione, complice anche lo start and stop e il peso ridotto del cambio stesso, che ha perso circa 2 kg. Nel comparto sicurezza si fa notare poi il sistema di frenata di emergenza, in funzione fin dai 5 km orari. Questo, grazie ad una telecamera installata sul parabrezza, è in grado di individuare ostacoli fermi sulla carreggiata e all'occorrenza frenando in completa autonomia la C4 Space Tourer.